Avete bisogno di crediti? Vi siete scocciati di dover scegliere tra Padoin e Zappacosta e vorreste scegliere tra Ronaldo e Messi per la vostra squadra su Ultimate Team? IG Vault è il sito che va per voi e con il codice FootItaliaChannel avrete anche un 6% di sconto. Link in descrizione. Ciao a tutti ragazzi, sono Lepita ed oggi siamo qui con un video diverso. Inizieremo a trattare l'argomento dei Team of the Season. Iniziamo come l'anno scorso dai Team of the Season Most Consistent, che sono i tots più interessanti a parer mio, in quanto sono scelti da noi della community di FIFA. Infatti, fino a domani sarà possibile votare il giocatore che avremmo voluto tra questi Team of the Season, motivandone però le ragioni e non per partito preso o perché magari era il giocatore che ci piaceva usare di più. Le regole per la composizione di questo Team of the Season Most Consistent sono poche ed abbastanza chiare. Infatti, vediamo che, come abbiamo già detto, la squadra dovrà essere scelta interamente dalla community di FIFA. Dovrà essere composta da 23 giocatori, 11 titolari, 7 sostituti e 5 riserve, sia che si tratti degli oro, degli argento o dei bronzo. Ci saranno giocatori che non hanno mai avuto una carta inform, ma che hanno disputato comunque una buona stagione. La deadline, ossia la fine delle votazioni, scade il 13 aprile 2016, quindi domani. Noi abbiamo voluto aspettare fino ad ora per pubblicare il video, solo per essere più precisi nell'indicare chi potrebbe essere presente all'interno della squadra, perché ci sono stati vari draft, e ad ogni draft ci sono state piccole variazioni, fino ad arrivare a questo quarto draft che potrebbe essere quello abbastanza definitivo. Potrebbero esserci cambiamenti dovuti al Team of the Week numero 31. Ne è un esempio Alderweireld, che è presente tra i candidati al Team of the Season Most Consistent, ma potrebbe ricevere la sua prima carta inform nel Team of the Week numero 31, e questo lo porterebbe di conseguenza ad essere escluso dalla rosa dei candidati. Ma diamo uno sguardo alla squadra oro che potrebbe essere rilasciata. Uno dei tre portieri che abbiamo è una nostra vecchia conoscenza, Julio Cesar, che ora difende i pali del Benfica nella Liga NOS, ed è tra i candidati poiché ha chiuso più di 10 partite con la quarta in battuta, ed è divenuto il beniamino sia della stampa che dei tifosi. È uno dei fautori della corsa al titolo del Benfica, che combatte in un testa a testa contro lo Sporting. Poi vediamo Anthony Lopez, portiere portoghese dell'Olympic Lione nella Ligue 1. Ed ancora il terzo portiere che troviamo è Alphonse Areola, il portiere francese in forza al Villarreal, ma in prestito dal Paris Saint-Germain, che ha puntato forte su Trapp. Il portiere francese però ha colto l'occasione e ha sfruttato l'opportunità che gli è stata offerta e ha blindato letteralmente la porta del sottomarino giallo. In difesa troviamo Giulio Buffarini, l'argentino del San Lorenzo, che si è rivelato il miglior terzino destro in Sud America in questa stagione, con più di 15 partite chiuse senza reti, ma non solo, fornendo assist e segnando gol che hanno permesso a San Lorenzo di aggiudicarsi la Coppa Libertadores e di chiudere al secondo posto in campionato. Ancora abbiamo Toby Alderweireld, il difensore belga che è stato uno dei protagonisti della corsa scudetto del Tottenham, che è l'unica rivale rimasta per il Leicester. Grande stagione per il difensore belga, che con il connazionale Vertonghen ha reso la difesa degli Spurs una delle migliori in BPL. Poi abbiamo Simon Kier, il difensore danese del Fenerbahce, che ha avuto un ambientamento difficile in Turchia, ma ha fatto subito ricredere gli scettici, diventando il perno della difesa del Fenerbahce. Organizzazione difensiva, dominio sulle palle alte e capacità di impostazione lo hanno aiutato nel suo primo anno in Turchia, portando la sua squadra in lotta per il titolo. Poi abbiamo José María Jiménez, difensore uruguaiano dell'Atletico Madrid, Joel Veltman, olandese dell'Ajax. Poi abbiamo Virgil van Dijk, il difensore olandese che è passato da quest'anno al Southampton ed ha lasciato subito il segno, sia dal lato difensivo ma anche segnando qualche gol davvero importante, guadagnandosi anche la convocazione nella nazionale olandese. Poi troviamo Marek Suci, difensore ceco del Basilea. Ancora Marcel Schmelzer, il terzino sinistro del Borussia Dortmund, che sta disputando una grandissima stagione. E passiamo poi al centrocampo, dove troviamo Sergio Busquets, ritenuto da molti uno dei migliori centrocampisti in circolazione. In molti si focalizzano sulle imprese del trio di attacco Messi, Suarez e Neymar, senza però contare che il centrocampista spagnolo è il motore del centrocampo del Barça e innesca le punte d'attacco. Poi abbiamo Alan Zagoev, l'esterno sinistro russo del CSKA Mosca, che rischia, proprio come Alderweireld, di uscire fuori dalla rosa dei Most Consistent, in quanto ha segnato un gol e fornito due assist, e potrebbe essere presente nel Team of the Week numero 31. Poi abbiamo Guido Pizarro, il centrocampista difensivo argentino del Tigres della Liga Messicana. E finalmente abbiamo un po' della nostra Serie A, con Claudio Marchisio, il centrocampista della Juventus, che è stato chiamato a sostituire Pirlo come playmaker nel centrocampo della vecchia signora, e con Khedira e Pogba hanno formato un centrocampo davvero micidiale. Poi abbiamo N'Golo Kanté, un vero colosso nel centrocampo del Leicester. Il 24enne francese si è reso protagonista e sta guidando la sua squadra in vetta alla Premier. Ancora Benny Falhaber, il centrocampista brasiliano naturalizzato statunitense, che gioca nel centrocampo dello Sporting Kansas City. José Sousa, il trequartista argentino che sembra aver trovato nuova vita al Besiktas. Brian Ruiz, l'esterno sinistro costaricano dello Sporting di Portogallo. Quincy Promes, l'esterno destro olandese dello Spartak Mosca. E ancora troviamo un po' di nostra Serie A con Josip Iličić della Fiorentina, che dopo essere quasi stato
venduto durante il mercato per lo scarso rendimento, lo sloveno è diventato un giocatore fondamentale per i viola di Paulo Sousa, ricucendo anche i rapporti con la tifoseria fiorentina che dapprima non lo vedeva di buon occhio. Poi abbiamo Funes Mori, l'argentino del Monterrey, ed infine Ross McCormack, l'attaccante scozzese del Fulham. Diamo un rapido sguardo alla squadra d'argento, dove troviamo Bouteille, il portiere del Club Brugge in Pro League, Weiser, il terzino destro dell'Hertha Berlino, Javier Pinola, il difensore argentino del Rosario Central, Quissanga, il difensore del Rostov, Patrick Mraz, l'esterno sinistro slovacco del Piast Gliwice, Ismael Sosa, esterno destro argentino dell'UNAM, Eric Dyer degli Spurs, che avrebbe anche un cambio di ruolo da difensore a centrocampista difensivo, Danny Drinkwater, centrocampista del Leicester City, Diego Jota, portoghese del Pacos Ferreira, Borja Bastón del Eibar, Leigh Griffiths del Celtic, Konstantopoulos, il portiere del Middlesbrough, Ben Davis del Portsmouth, Timo Letschert dell'Utrecht, Christopher Julien del Dijon, Alan Judge del Brentford, Osmar del Seoul, Vladimir Hernandez, il colombiano del Junior, Vincenzo Grifo del Frisburgo, Diego Farias, il brasiliano del Cagliari, Munas Dabur del Grasshopper, Lucas Palvis dell'Alborg ed Emir Jukovic del Norrköping. Una carrellata veloce anche sulla squadra al bronzo, dove troviamo Alexander, Mousinho, Gelmi, Lockyer, Drachman, Max Power, con un nome magnifico, Greg Stewart, Martin Benitez, Cesar Cortés, Billy Key, Kemar Roof, Mark McNulty, Milan Lukak, Michael Marrone, Meeling, Al Ruwaidi, Trossard, Kayode, Horgan, il nigeriano Wilfred Ndidi, l'attaccante polacco Stepiski, Andrei Zigno e Kapuska. Con questo abbiamo detto tutto quello che c'è da sapere del Team of the Season Most Consistent. Fateci sapere come al solito cosa ne pensate e chi avreste preferito fosse inserito. Io ci avrei visto bene tra quelli di Serie A un Jorginho o un Borja Valero al posto di un Marchisio e un Bernardeschi o un Pavoletti al posto di Ilicic, che non sta disputando un finale di stagione davvero esaltante. O magari anche un portiere della nostra Serie A, tipo Reina, Perin, al posto dei due della Serie A che sono stati prescelti. Fatemi sapere quindi voi cosa ne pensate. Ah, e dimenticavo, visto che porteremo a breve anche le prediction degli altri Team of the Season, fateci sapere se avete preferenze su quale iniziare. Ora è davvero tutto, e mi raccomando, se il video vi è piaciuto, piazzate un bel pollice in su, e se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Un saluto da Leppita e dal team di Foot Italia Channel.